Quanti anni ha? 40. Giovanissimo come magistrato, eppure lei è uno dei magistrati che, diciamo, sta al centro di polemiche. Pesa? Ma le polemiche penso fanno un po' parte del lavoro del magistrato. Il magistrato è un mestiere che comunque crea sempre dissidi, opinioni contrastanti. A me non piace il magistrato etico che cerca il consenso dell'opinione pubblica. Il mestiere, quando lo si fa soprattutto in un certo modo, può creare polemiche e malcontenti. Pesa, indubbiamente può pesare, ma è una cosa assolutamente naturale per chi fa questo lavoro. Lei quante ispezioni ha subito? Ma io farei un discorso diverso, cioè sono sotto ispezione senza soluzione di continuità sostanzialmente da circa 3 anni. Questo che comporta? Comporta soprattutto da un lato la conferma della bontà, non vorrei essere sarcastico, ma della bontà del lavoro investigativo e processuale che uno sta facendo, perché è un po' sintomatico che ci si interessi solamente di magistrati che fanno un determinato tipo di inchieste. Dall'altro comporta che io ormai da circa un paio d'anni trascorro più o meno un paio di giorni alla settimana a dovermi difendere, nella specie il sabato e la domenica. Ha subito pure interrogazioni parlamentari? Molte. Quante? Ho perso il numero. Perché lei quando fa le inchieste non guarda in faccia a nessuno? Ma non è così, io ho giurato fedeltà alla Costituzione. Per me, nel mio cuore e nella mia mente c'è innanzitutto la Costituzione repubblicana. L'articolo 3 della Costituzione è un baluardo. Io ritengo di non fare differenze davanti a un fascicolo, se si tratta appunto di un operaio, un impiegato, un politico, un magistrato. Cerco con umiltà e serenità di applicare questo principio che fin quando non viene tolto dalla Costituzione per noi deve essere un punto di riferimento. Minacce ne ha mai subite? Ma guardi, se parliamo di minacce come si può pensare tradizionalmente, il proiettile, la letterina, pochine, quelle per la verità forse lasciano anche meno preoccupazione. Io credo di aver subito molte intimidazioni e pressioni proprio dagli ambienti istituzionali. Può essere più esplicito? No, perché ho segnalato nelle sedi competenti lo stillicidio di intimidazioni e pressioni che sto subendo da quando ho incominciato a fare determinate inchieste. Ma è vero che lei ha la tutela? Sì. La usa? La uso, però c'ho un'autovettura blindata che mi viene fornita senza benzina. Quindi per poterla utilizzare devo mettere io la benzina, anche se mi dicono che non è una procedura corretta che il magistrato metta la benzina. Allora io rispondo, come posso recarmi in ufficio? Posso utilizzare la mia macchina? Mi si dice no, perché sei sotto tutela. Chiedo almeno di poter avere il permesso per metterla sotto il tribunale? Mi si dice di no, perché sono sotto tutela. Una volta mi hanno risposto, tutto per la verità dovrebbe restare a casa. Lei invece che è? Io vado a lavorare. Quindi... Non le posso dire come, per ragioni di sicurezza, ma vado a lavorare. Senta, certo, non rimango a casa. L'ultima inchiesta che le hanno tolto è stata quella, Poseidone si chiama, riguarda la Calabria, i finanziamenti pubblici statali europei per la depurazione del mare. Che differenza c'è con Tangentopoli? Guardi, io non posso parlare delle indagini in corso, anche se Poseidone mi è stata tolta, ma comunque non posso parlare perché c'è un procedimento in corso. Io credo che il sistema è molto diverso. Io credo che il sistema principale di drenaggio del denaro sia quello delle società che vengono costituite, in particolare le società miste pubblico-private, dove all'interno troviamo compagini di persone indicate dai partiti politici, personaggi della borghesia, professionisti, imprenditori e soprattutto, è quello che inquieta un po' di più, personaggi anche legati ad ambienti istituzionali, a magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine. Questo, come si può immaginare, poi crea un problema nella fase del controllo. Chi controlla? E come avviene il momento successivo di assunzione dei lavoratori nei vari progetti che vengono fatti laddove c'è il finanziamento pubblico? Perché spesso chi gestisce, poniamo a monte il finanziamento, ha un peso decisivo anche nell'indicare le persone da assumere e quindi lei può immaginare anche come può andare in crisi il momento poi elettorale. Quindi questo può creare, come io ho scritto anche in alcuni provvedimenti, un blocco sociale in qualche modo, anche un controllo di quella che dovrebbe essere la parte poi più evoluta della società, soprattutto se ragioniamo in un territorio dove l'iniziativa economica privata è piuttosto debole, dove la criminalità organizzata di tipo tradizionale, l'andrangheta, è molto forte. Se il principale punto di riferimento economico è la spesa pubblica, ecco che là incominciamo a vedere. Cioè noi parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro.
Ma assolutamente sì, se lei solo pensa che per quanto riguarda i fondi POR 2007-2013, quindi ciò che dovrà avvenire nel futuro, si parla di circa 9 miliardi di euro. Quindi ci sarà un giro di le solite mazzette, favoritismo, clientelismo. Io assumo il figlio del magistrato, io assumo il figlio del politico. Guardi, io certe volte ho detto, anche per non sbilanciare sempre il magistrato nei provvedimenti e nelle cose, un lavoro molto semplice anche per un giornalista, per un sociologo, basterebbe andare a vedere le compagini societarie delle varie società, vedere chi sono i consigli di amministrazione, chi sono i revisori dei conti, chi sono i sindaci, fare le visure, vedere, si scoprirà un quadro che è veramente inquietante. Senta, ma l'indagine, l'inchiesta Posidone le è stata tolta da chi? L'inchiesta Posidone mi è stata tolta, ma è diventato di dominio pubblico, essendo successo poche settimane fa, dal procuratore della Repubblica, dottor Lombardi. Dottor Lombardi, che ha un figlio che è in società con uno dei principali indagati, che è il coordinatore regionale di Forza Italia, Giancarlo Pittelli, e che ha firmato, cioè il suo procuratore capo, ha firmato la fideiussione della società. Guardi, su questo, come puoi immaginare, io non posso interloquire, perché oltre che vicenda che mi coinvolge direttamente, in qualche modo, come si può intuire, è una vicenda che ha il vaglio anche di competenti uffici. Però, questo ce lo può dire, con quale motivazione il suo procuratore gliel'ha tolto? Guardi, su questo preferisco mantenere il riservo. Ciò che posso dire è che ritengo una motivazione non conforme a legge. Una volta si parlava di magistrati deviati, di giornalisti deviati, di servizi deviati, coloro che insomma in qualche modo con il loro lavoro depistante mettevano in crisi le istituzioni. Adesso si è un po' ribaltata la situazione. Il sistema è quello e deviati sono quei magistrati che fanno il loro lavoro, i giornalisti che fanno le inchieste serie, i sindacalisti che cercano di lottare per un sano conflitto sociale, il prete coraggioso. Quindi il sistema è l'altro, quello che una volta invece era considerato in qualche modo la devianza. Senta, e se dovessero trasferirla da Catanzaro? Io mi auguro che questo non accada, non ne vedo, come dire, le ragioni. Io sono comunque un magistrato che deve pensare solo al proprio lavoro, senza preoccuparsi di quale può essere l'esito delle proprie scelte, altrimenti si può cadere nel baratro delle valutazioni di opportunità. Senta, si sente solo? Ma io credo che una dose di solitudine è propria di ogni magistrato, e fa proprio parte di questo mestiere, anche l'essere soli per decidere nei momenti del dubbio. In Calabria, dove io ho deciso di venire a lavorare perché è una terra che amo molto, avverto una profonda e per certi versi inquietante solitudine istituzionale. Invece avverto un profondo senso di vicinanza della terra, cioè proprio della Calabria, della sua gente, delle persone, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi colore politico, che anche con uno sguardo, con una stretta di mano, incoraggiano comunque questo lavoro, non sono, come dire, non condizionano e non debbono condizionare in alcun modo, perché le scelte di piazza per un magistrato sono sempre pericolose, il magistrato deve sapere andare anche contro la piazza ovviamente, però incoraggiano, cioè fanno comprendere che c'è una sete di giustizia forte, una voglia di riscatto di questa terra e un'insoddisfazione crescente nei confronti dell'illegalità e dei poteri forti che gestiscono in modo anche illegale questa regione. Cos'è la cosa che le ha fatto più male? La minaccia? La cosa che mi ha ferito, la cosa che più mi ha ferito è quando il procuratore della Repubblica mi ha tolto l'indagine Posidone. È un'indagine alla quale ho dedicato 2 anni, compreso le ferie. Credo di aver passato in 2 anni almeno 20-25 nottate su Posidone.